Ciao a tutti fantasmini e benvenuti su questo nuovo video gameplay su Skyrim Anniversary Edition. Bene, andiamo assolutamente a scoprire che cosa ci nasconde questo portone enorme chiuso da questo artiglio di zaffiro. Quindi, senza perderci in chiacchiere, scendiamo. Che sono davvero curioso. No, qua non è. Dov'era già qua? E poi di qua. Ok. Perfetto. Ok, fatto questo, poi ritorniamo di nuovo lì per continuare quell'altra missione. Artiglio di zaffiro. Ok, quindi è farfalla, gufo e lupo. Farfalla, gufo e lupo. Gufo e lupo. Perfetto. Fagli così e apriti semolino. Cazzo è qua, fantasma eterno. Bene, 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 bene. Dov'è qua? È ovvio perché se no troppo facile altrimenti. O no? Troppo facile. Vabbè, buttiamo sta cagata qua che per adesso. Questo qua ce lo teniamo. Poi vestiario. Stivali in pelle. Vabbè, teniamoceli. Scudo nanico, ce lo teniamo per adesso. Vabbè. Non dovevi venire qui. Allora, armi. Facciamo preferito. Ahia, chi è? Bellissimo. 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 Ah, scusate. Ragazzi, sono stanco. Mi sono morto dal ridere, davvero. Ok. Bene, qua cosa c'è? Un libro? Ah, carne di quercia. Vabbè, posso sempre vendere. Facciamo salvataggio rapido. Qui è che come al solito mi dimentico! Borsa di monete. Oh merda, mi sono chiuso sotto come un coglione. Ok. Ah, gli scheletri ci sono. Vabbè, ma gli scheletri me li mangio a colazione. Non ho paura degli scheletri. Fammi salire un secondo. Ardua, merda. Non ci perdo manco tempo. Qui c'è una trappola. Opla!
Ma lei tira al cazzo, va. Mucchio di ossa fraginose. Allora? Qual è il problema qua? Aia, bastardi in culo. Adesso vi faccio il culo io. Ciuccia cabana. Bastardo quello scheletro di merda. Ah, ciuppala. Ecco. Mo' ciupate, bastardi immensi di grigio. Urna. Qua dove si va? Ah, questo qua è dove sono arrivato. Genio del male. Qua non si va da nessuna parte, quindi di qua neanche. Perfetto, allora per forza scendere. Ok. Niente, niente. Cazzo. Oh, niente. Aspettate che vinchiamo e comincia a rompermi i coglioni veramente, eh? Qual è il tuo dovere, schiavo? Uccidili tutti. È che devo sempre essere sempre io qua, eh? A fare il lavoro sporco. Ok, qua non c'è un cazzo. Perfetto. Perfetto, perfetto. Niente, eh? Vabbè, pazienza. Allora. Fiamme mentale, luce. Così. Ahi. Percepisco una presenza. Chi è? Un cazzo. Fai, 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 fai. Grande. Scattate una trappola, cazzo. Vabbè, ma non c'è problemi. Non c'è nessun problema. Uno, due, tre, quattro. Ce l'ho fatta. Allora, dove cazzo è? Un altro che le vuole? No. Beh. Qua c'è una leva da tirare, sì. Beh. E così abbiamo fatto anche qua. Bene, 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 bene. Qua c'è una trappola. Adesso la sfrutto a mia ragione. Guardate lì, eh. Guarda che figure di merda che fanno sti coglioni. Oddio, tra poco mi verrà un infarto. Mi fa sempre morire sta cosa. Mi fa sempre morire sto trucchetto. Ah. Ok, Jack, grazie, grazie. Oh, oh. Dai, dai, vieni, vieni, vieni. Ce n'è anche per te, vieni, vieni. Vieni. Tu che più vicino. No, non funziona più. Ah, cazzo, non funziona più. Ah, vaffanculo. Pensavo che funzionasse, ma non funziona più. Ah, culo. Però mi sono divertito, l'ammetto. Basta. Oh, la chiave del tumor delle clove. Punto di ghiaccio, vabbè, la vendiamo, non ci fa un cazzo. Cura rapida, cura rapida. No. Ok. Perfetto. Ma tanto abbiamo la chiave, quindi sti cazzi.
Cazzo, è vero! Ma quella roba lì ardua la posso aprire con questa chiave. Ho avuto un barlume di genio. Aspettate un attimo. Mi è venuto un dubbio. Mi è venuto assai un dubbio. Anche se sicuramente non porterà un cazzo. Però sono curioso. Cioè, che cazzo. Sono curioso, cazzo. Dov'era? Ops. Era qua su. La posso aprire con la chiave? Ah no, vaffanculo. Tutta sarsata per niente ho fatto. Niente, niente. Dove cazzo sto andando? Peccato, peccato, peccato. Opla. Opla. Aia, porca puttana, è riuscito a beccarmi. Fanculo. Vabbè, pazienza, va. È stata una perdita di tempo, però almeno dovevo accertarmi che questa chiave non aprisse anche lì, perché sennò... Ok, beh, siamo tornati qua, non è successo niente. Quella porta non si apriva. Bene. Cazzo, dove porta? Porta niente, devo fare così. No, era... Cos'è? Tipo una galera. Una cella. Ok, questo. Grazie. Questa è una trappola. Allora, dove cazzo è qua? Altro knack, no. Altro knack del gelo, va. Una volta. Ah, che simpatici che sono. Ho capito il trucco. Che simpatico trucchetto inutile. Allora. Delfino. Delfino. Aquila. Ah, aspetta. Cogliona. Ok, delfino. Aquila. No, cazzo. Qual era, mo? Serpente? È giusto così, è già giusto. Boh, dubito. Ah, invece sì. Ce l'ho fatta. Fai amicizia con il mio Pokémon. Oh, ecco. Però se non ci passi sopra magari ti ringrazio, eh.
Ok. Ok. Grazie. Cos'è questa roba qua? Ah! Questi qua sono i barbagrigia. Penso o no? O sbaglio? Non sono i barbagiani. Profondità della colta di fuoco. Minchia, qua prevedo... Ecco, appunto. Vai di... Oh, cazzo, volevo dire... Vai, divertiti, vabbè. Divertiti comunque. Vabbè, sti cazzi. Mi do una... Una palla in testa e lo ammazzo, coglionato. Va, fanculo, va. Pagliacci. Ancora? Quanti sono? Questi sono un pochino più... Un po' più resistenti, diciamo. Ho ucciso così. Per lol. Beccati sta palla in testa. Babbione. Ma è ancora, ancora. Dai, che mica ce n'è per tutti, ce n'è, ragazzi. Ce n'è per tutti, tranquilli. Ce n'è per tutti. Dagliele, dagliele di brutto, va. Però colpiscila, per cazzo. Dai, attacco, attacco. Oh, vale, va. Ancora? Grazie. Grazie. Tacci tua. Ah, signor supremo, questo è forte, eh. Questo è forte. Ah, vai a fanculo, coglione. Dove sei andato, coglionazzo? Questo è forte in realtà, l'ho fatto secco. Con uno starnuto. Meglio per me. Di solito quando dicono signore, signore... Tra l'altro ce n'è un signore che mica devo tornare. E sarà dura. Però adesso che sono un pochino più potente, forse potrei pensarci di andare. Però era davvero molto forte. Ve lo ricordate, no? Quella missione dove sono andato in quel cazzo di tumulo che manco sono uscito. Ho trovato la palla di Meridian. È lì, praticamente. Difesa risoluta. Posso sempre rivendere sta cagata. Aia, qualcuno mi ha tirato la roba in testa. Monete. Cazzo. Cazzo di niente. Cazzo di niente. Oh, c'è un urlo qua. Potere appesa. Pace di Kane. Allora, sono curioso di vedere una cosa. Allora, urli. No, urli. Scatto turbinante. Quanti ne ho di anime? Ok. Forze inesorabili, tutte quante. E forme etere. Ok. Io adesso c'ho magia. No, volevo mettere questo qui. Sono curioso di vedere che cazzo c'è laggiù, ma tanto non penso che ci sia qualcosa di utile. Ok. Cosa c'è qua? Una borsa di monete 27 di cazzo. È questo, puoi capire. Cos'è questo? Una spadone elfico. Niente. Inutile. Bestiario. Vabbè, posso sempre venderlo. Vabbè. Non c'era niente di che. Ora rimettiamo prima che mi dimentico. Forse inesorabile. Ok. E torniamo. Usciamo da qui.
Beh, non c'è niente di che, insomma, giusto una ricompensa per ringraziarmi a quel tipo lì a quanto pare, niente di che. Però c'era un urlo che è bello. Niente, a proposito di urli, che urli che posso sbloccare? Forme agghiacciata. Calma le bestie selvagge, rallenta il tempo, che non è male. Soffrico, rallenta il tempo non è male, l'unica che terrei. Ma sì, questa la sblocchiamo, va. È l'unica che sembra carina, le altre te che le cacate. Beh. Usciamo da qui. Oh, siamo usciti finalmente da qui. Ora. Non ci resta che uscire veramente, quindi. No, di qua no. Di qua no. Di qua sì e di qua. Se non sbaglio, sì. A posto. Bene. A posto. Hai saputo? Quei dannati maghi hanno fatto saltare l'incubo. Immagino fosse solo questione di tempo. Hai qualcosa di interessante da raccontarmi? Riesci a crederci? La mia attività sta andando in malora. I miei apprendisti non mi ascoltano. E adesso girano queste voci sui draghi. Se non avessi investito fino all'ultima moneta d'oro nella mia segheria, me ne sarei andata da Ivarstead molto tempo fa. Immagino. Va a dare una lezione a quegli stupidi orsi. Sì, vabbè, no. A tempo perso. Niente, questa missione, ragazzi, non mi ricordo perché devo andare a leggere i commenti, che qualcuno di voi me l'aveva detto come fare per attivarla. Ed era una cazzata attivarla. Però va bene così. Ok, quindi adesso andiamo. Dov'è che devo andare? Mappa. Devo andare qua. Perfetto. Quindi andiamo. Facciamoci una salvatina. Non c'ho il cavallo dietro, quindi ci dovrò andare a piedi. Questa del cazzo è finito. Quando serve quel cavallo non c'è mai. Mannaggia per niente. Cosa di Nirn lì? La pianta di Nirn. Perfetto. Ok. Sala di Gatemund. Forse qua ci sono le streghe, forse, no? No. Quelle erano altre. No, no, no. Mi sono scambiate col nome che è. Oh, cazzo, sto luogo di merda. Aspetta a cacciare. Ah, va a fanculo, vai. Schifo, ratto maledetto, bastardo, balengo. Chiaro, chiaro, chiaro che mi sono rotto il cazzo di stare qua a girare come un coglione, chiaro. Un po' se la chiara vergente mi dice qualcosa. Dice di andare qua. Dice di andare qua, ma come l'apro questa. Ci sarà un tasto? No, verso Skyrim no. C'è un tasto che non vedo. Con calma, Jack, con calma. Innanzitutto, luce. Luce, dove cazzo è la luce? Innanzitutto la luce. Così vediamo meglio. Mettiamo via questo. Allora,
Qua non c'è niente. È chiaramente una porta che si apre con una leva da cercare. Cazzarola. Aia. What the fuck? Ah. Oh cazzo. Una volta si blocca sto gusto da porca puttana. Camerda, puttanazza, bastarda. Salta cazzo. Salta. Ah. Che cazzo, sono avido io dell'oro. Se vedo oro. Ok, qui non c'è niente. Qua c'è una porta media da aprire. E là si va giù così. Ecco, si pareva. Poi magari sicuramente qua ci saranno delle cagate da prendere. Dai, vaffancocco al micio. No, un pochino più su qui, letteralmente, qua. Ok. Beh, che c'è qua? Cioè, tutto sto casino per cosa? Sul serio, ragazzi? Sul serio? Ma puttana, ma veramente, non c'è un cazzo? Ma vaffanculo, che trollata pazzesca. Che mega trollata, oh. Qui c'è una trappola. La chupacabana. Qui c'era una trappola. Ah, bene. Prima liberiamoci di questi stronzi, va. Fanculo sbagliato. Fanculo. Senti, vedetevela con lui, va. Vai di là, ragazzo, che ci sono. Di là ci sono, eh. Ok. Allora, vediamo un pochino come risolverla qua. Qui ha questi. Quindi aquila e delfino. Poi bisogna vedere come cazzo sono messi. Se è così. Cioè, qual è l'ordine? Aquila e delfino. Aspetta. No, è troppo semplice. Forse questi due sono 1 e 2. E gli altri sono 1 e 2. Forse. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Allora, ce ne sono 4. Ok? Quindi 1. 2. 3 e 4. Quindi questi due sono quelli sopra. E questi qua sono gli altri. Quindi dovrebbe essere così. In teoria. Quindi. Ah, delfino, ok, è giusto. E poi serpente e delfino di nuovo. Quindi. Delfino, aquila. Serpente, delfino. Qui.
quindi. Delfino. Aquila. Penso, Serpente, delfino. Penso. Poi sicuramente sbaglio qualcosa. Come sempre sbaglio. Ah, invece era giusta. Chupacabana. Chupacabana, Chupacabana. Meno male. Ok. Era abbastanza semplice in realtà come enigma. Molto indovinare. Oh oh. C'è un mio amico che mi vuole conoscere. Ok. Sopra, è sopra. Vabbè, va, sti cazzi. Uno. Se no, finché non sali, per la percepirai sempre la presenza. Che cazzo. Un po' più intelligente, ma non potevano fare, però. C'è qualcuno in vita tra i morti? Dov'è? Chi è che mi sta... Ma chi è che sta sparando le frecce? Aia, ma chi è? Ma dov'è? Veramente non lo vedo. Sopra, là sopra. Ah, povero collo. Povero collo, là. Dov'è sto bastardo? Vabbè, sti crancazzi, va. Ma è sotto, allora. Vi giuro, mi sto incazzando che non lo trovo sto coglione. Avessi individuo a vita, porca miseria ladra. Vabbè, pazienza, non importa. Ecco perché non lo trovavo il coglione, pensavo che fosse qua sopra. Pazienza, leggiamo qui. Che c'è scritto? Lord Gamewood, arcimago di Wildem, signore mago ma guerriero di Rehear. Mago, resta vigile, servo ora nella morte, così come hai fatto da vivo. Questi sigilli proteggeranno il nostro regno dai tre traditori e del loro soggetto maledetto. Aia. Porca di quella merdaccia maledetta. Di quella puttanazza Eva. Butto su. Ok. Chupacabana. Porca di che merda. Scappi, eh? No, non devi scappare. Non devi scappare, quando ti fa comodo non devi scappare. Prima attacchi e poi scappi. No, non ti devi comportare come un codardo, se no. Forse la volta ti facevi i cazzi tuoi e non mi rompevi i coglioni. Vabbè. Cazzarola ragazzi, è finito il tempo. E noi dobbiamo salutarci. Che dire, io vi ringrazio calorosamente per essere stati qui con me. Prossima volta continuiamo qui, usciti da qua, vediamo cos'altro ci riserva Skyrim. Sicuramente voglio, ho intenzione di fare qualche missione in Cina e secondaria, perché ancora la missione principale la voglio lasciare un po' accantonata. Comunque, detto questo, vi ringrazio di tutto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, commentate se vi va, condividete perché fa sempre piacere, e iscrivetevi se non siete già iscritti. Detto questo, grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao! Passa al lato scuro della forza iscrivendoti al canale di Jack White 28.